Eccoci qui, allora vogliamo concludere questo nostro pomeriggio in compagnia di Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, per occuparci di un argomento importante che è quello che riguarda i farmaci equivalenti, detti erroneamente generici. Bravissimo, questo Rosario ha creato molta confusione. Certamente. Per il consumatore, vero? Perché li ha scambiati per farmaci di serie B. Brava, hai perfettamente ragione. Un po' perché costano meno, un po' per questo nome generico. Esatto, e hai detto il punto chiave della vicenda, e cioè sembra quasi, quando si parla di questa questione, che si voglia risparmiare sulla salute, e cioè qualche soldino in meno, e però insomma bisogna sulla salute rischiare un pochino. No, questo non esiste. Affatto, non mi permetterei mai di portare avanti un'idea del genere. No. Risparmiare con identica, con una equivalente terapia che combatte il male, la malattia, eccetera, eccetera. Questo è un punto qualificante. E hai fatto bene a ricordare che c'è stata una cattiva, diciamo così, campagna di informazione che tuttora, ahimè, c'è ancora nel nostro paese. Ecco, ricordiamo che cos'è un farmaco equivalente e perché costa meno. Sì, il farmaco equivalente in buona sostanza è lo stesso identico prodotto di un farmaco di brand, griffato, con un nome che è stato, diciamo, pubblicizzato molto, in cui c'è anche della ricerca importante alle spalle e quindi costa anche per questa motivazione. Quindi il farmaco, quando diventa equivalente, quando scade la licenza, generalmente un brevetto, 20, scade il diritto sul brevetto. Sì, il diritto del brevetto, che ha determinati costi da ripianare, certamente, e poi così diventa in buona sostanza competitivo. Qualsiasi azienda può fare quel farmaco. Cioè scade il brevetto su cui aveva l'esclusiva una casa farmaceutica. Esattamente. E quindi altri possono prendere quel brevetto, quei principi attivi e farlo. E fare un farmaco equivalente. La stessa, equivalente vuol dire che è identico. È identico. La stessa azienda a cui è scaduto il brevetto lo può mettere in commercio e anche quello è un farmaco equivalente. E perché quindi costa meno? Costa di meno perché non ci sono più i costi per la pubblicizzazione di quel particolare farmaco con quella particolare molecola chimica, per quella particolare, quel principio attivo che ha quella terapia, e quindi costa di meno per questa motivazione. Non c'è più il brevetto, non si deve fare una propaganda e una pubblicità che costa ovviamente, e quindi costa di meno. Ecco, ma chi ci garantisce che chi produce il farmaco equivalente, ci possono essere una, più società, ditte che lo fanno, lo faccia in modo corretto? Allora, innanzitutto la dichiarazione è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché quella è intervenuta per poter appunto portare avanti la questione dei farmaci equivalenti. Poi il Ministero della Salute e infine l'AIFA, che è l'istituto che controlla i processi produttivi e tutto quanto attiene al farmaco. Quindi quando si parla di equivalente, lo dice la parola stessa, è equivalente. Quanto fa risparmiare il farmaco equivalente? Può far risparmiare tanti soldini, può far risparmiare in media un 25-30% del costo complessivo dei farmaci, e insomma lo Stato e le famiglie risparmierebbero solo su questa questione 600-700 milioni all'anno. Ora, diciamola tutta, l'Italia ha il 18% di utilizzo dei farmaci equivalenti, mentre Francia, Germania, addirittura l'Inghilterra 70-80%. E come mai? Perché loro non hanno fatto cattiva propaganda e cattiva informazione. E non risulta da nessuna parte che in Europa si muoia perché ci sono i farmaci equivalenti e in Italia no. Ecco, un altro discorso che voi della Federconsumatori portate avanti è quello riguardo allo spreco di farmaci. Bravissima. Che perfetto. Si fa. Nel senso che noi ci serve un farmaco per una terapia e ci compriamo scatole, avanzano spesso tante pillole, avanzano tante dosi che poi magari invecchiano e vengono buttati, perché uno per fortuna guarisce. Questa è la fine che fanno. Pensa che in Africa, quando ti ammali, a me è successo, vai in farmacia e ti danno esattamente le compresse contate per curarti. Ed è così che lì si deve fare. Lì risparmiano sul farmaco. Certo, ed è così che si deve fare. È una legge della Repubblica Italiana, votata da tutti i partiti, all'unanimità.
in cui se uno ha un'acidità di stomaco, ma perché deve andare in farmacia e comprare tutta una confezione di 20, 30, addirittura ne ho viste di confezioni 100 pillole per una pillola che ti serve quel giorno. Generalmente le altre 99 è spreco, inquina anche l'ambiente quando non sì, viene... Sì, perché poi vanno riciclate, vanno, non possono essere buttate nella spazzatura. In maniera molto chiara. Sì. E quindi c'è uno spreco incredibile. Oppure l'antibiotico, ma è possibile? E qui si chiama confezione conforme. Vuol dire che se tu devi prendere per 5 giorni 2 pastiglie e ne fai 10 la confezione appunto per dare risposta a quella terapia. Beh, perché massimo 14? 12 se te ne perdi una. Se ne perdi qualcuna, ma perché 14, 16, 18, 20? Sono tutti farmaci che si buttano via. E anche qui quantifichiamo, il risparmio può essere anche su questo versante almeno di 600-700 milioni di euro all'anno. E non lo dice la Federconsumatori, lo dicono anche gli istituti di ricerca appropriati. Grazie a Rosario Trefiletti, grazie presidente a te. Federconsumatori, saluto.